Buonasera a tutti e a tutte, perché ho scritto a tutti, ho detto a tutte e c'è stato un tutti che si è rizelato come a tutte. E beh, diciamo che la percentuale di donne è molto 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 più alta rispetto agli uomini. Comunque, buonasera a tutte. Aspettiamo qualche secondo per far collegare. Ciao Emma, ciao Sara, per far collegare tutti e aspettiamo un attimo che arrivano piano piano tutti quanti perché ovviamente la notifica della diretta arriva un po' più lentamente, non tutti l'hanno subito. Io l'ho avuta adesso, quindi figurate. Oggi facciamo la zuppa di cozze, ciao Giusy! Ciao Dina, che belle che siete! E ci prepariamo già qualcosina per anticiparci. Rosellina, amore mio! E ci prepariamo già qualcosina, ciao Rosa, perché se no domani ci troviamo un pochino svantaggiate per la pastiera. Allora, io vi vorrei anche per fare la pasta frolla, però oggi non ne usciamo più se facciamo anche la pasta frolla, quindi oggi facciamo la zuppa di cozze, come va fatta. Grazie per questo bel bacetto. Com'è bello quando mi mandate i bacetti, cuoricini, sono felicissima. E quindi facciamo la zuppa di cozze, però ci avvantaggiamo e ci facciamo il grano cotto, ok? Allora, se la fate con me, ciao Ciro, la prima cosa, ehi Ciro, grazie Rosellina, ciao Nina, la prima cosa dobbiamo mettere a bollire l'acqua, perché se avete comprato il polipo, quello lì grosso, il polipo verace, ha bisogno di essere sbollentato, ok? Quindi non lo possiamo mettere in padella. Ciao Tiziana, ciao Anna. Quindi avete bisogno di sbollentarlo, mettete la pentola dell'acqua. Posso chiederti una cosa per il casatiello di sabato? Sì, chiedimela. Anche quello va fatto in due volte, ragazze, non lo possiamo fare in una volta sola. Voi dovete mettere a fare la pasta, diciamo, base, la pasta pane, la pasta pizza. La mattina lo dovete fare voi, io vi do le indicazioni come farlo, ve lo spiego. L'hai preparata a pranzo? Bene, generalmente si mangia la sera la zuppa di cozze. E voi poi dopo, insieme a me, nella diretta facciamo poi la fase successiva, cioè la preparazione del casatiello, perché ma vita crea, nessuno sa come fa. Io ogni tanto me li vado a guardare, no? Gli altri che fanno i casatielli. Cioè, ragazzi, ma non c'è storia. Cioè, ma veramente pensate che il casatiello si fa arrotolandoci così la roba dentro? Ma stammo fora? E quindi, ciao Monica, quindi prepareremo la mattina la pasta pane, però non ci possiamo collegare due volte, ragazze. Non ho il tempo per poterlo fare. Vi do tutte le indicazioni precise. E la sera vi faccio vedere alle 4:30. Come si fa o casatilla, ok? Non immaginate nemmeno come si fa. La pastiera, idem. Adesso ci andiamo a cuocere il grano. Domani facciamo in due fasi la pasta frolla e la mettiamo in frigorifero a riposare e poi facciamo l'interno. Per quanto riguarda, veniamo a noi, la zuppa di cozze di stasera. Allora, punto primo. Non sono riuscita a comprare il polpo. Giro di impepata, secondo te? Per forza. Però, ovviamente, se c'hai le freselle, c'hai l'olio forte, puoi girare anche a un, diciamo, zuppa di cozze un po' più misera. Quindi, ascoltatemi bene. La prima cosa, quando andate a comprare le cozze, ricordatevi questo, basta una volta. Fatevi regalare, perché ve la regalano dai vostri pescivendoli, una rezzetella come questa. Perché nella rezzetella, vedete, voi le cozze le stringete bene 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 e le potete conservare in frigorifero anche addirittura 2 giorni, 2 giorni. Ciao Rossi! Ciao Grazia! Quindi è fondamentale una rezzetella che ve le stringa.
Per conservarle, ricordatevi bene questa cosa, perché voi siete delle massaie sciagurate. Voi, le vostre mamme, non le guardavate quando cucinavano, le vostre nonne. Ma va già imparato io. E che cavolo! Che mi stai scrivendo? Quanto deve essere grande la teglia? Io ho solo il ruoto apribile. No, il ruoto apribile non va bene, da 26. Devi prendere il ruoto, quello lì con il buco, quello classico, da torta, non da ciambella. Ciao Maria Bella, ciao Lia. E non lo prendete apribile, non lo prendete apribile, non vanno bene. L'apribile va bene per la cheesecake. Tornando a noi, massaie sciagurate. Ricordatevi una cosa. Ciao Lina Bella. Larghezza, se facciamo l'impasto, se fate l'impasto grande insieme a me da un chilo, anche quello larghezza 30. Allora, veniamo alla zuppa di cozze. Quando comprate le cozze, voi le dovete conservare nella rezzetella con tutto lo strepponcino. Lo vedete lo strepponcino? E le lasciate qui dentro con tutto lo streppone stretto. Perché se andiamo a fare questa operazione, che gli tiriamo lo strepponcino, la cozza da questo momento in poi schiatta. Davvero, cioè da questo momento in poi vive poco, adesso era ancora viva, quindi noi la dobbiamo andare a cuocere questa cozza, vedete? Raschiate bene bene la superficie, anche cozza e cozza, le raschiate belle belle, e quindi questa cozza è pronta, vedete? Ecco qua, lo strepponcino e la cozza, eccola qui, è pronta. Le cozze sporche le dovete conservare, vedete? Belle sporche sporche, dentro alla rezzetella. E io vi dirò di più, perché la zuppa di cozze non azzardatevi a farla adesso per stasera, perché è una porcheria. La zuppa di cozze va mangiata calda al momento, le cozze si aprono al momento e vanno mangiate al momento. Quindi noi adesso, io andrò a fare per voi una piccola dimostrazione di cozze, queste qui che ho appena pulito, che saranno un 150 grammi, e mi conservo le cozze, queste qua, da fare stasera ai miei ragazzi. Però insieme possiamo fare una grande cosa, cioè ci prepariamo tutto il sughetto che ci serve per o purp, i gamberoni, il pomodoro, l'olio forte. Vi faccio vedere come si fa. Ciao Carmen, ciao Annina. Come si fa per arrivare poi alla conclusione? Io ve lo faccio proprio, ve l'impiatto vi faccio vedere, però ne faccio poca, perché poi ovviamente me lo conservo per i miei ragazzi. La prima cosa, vado un attimo a mettere le cozze in frigo, aspettate. Allora, andiamo per ordine. Andiamo per ordine. Abbiamo detto, se avete comprato il polipo, avete preso sicuramente il polipo quello verace, o avete preso i purpatiella, perché i purpatiella non si mettono, si mette aranfatel e purpo. Allora, che cosa andiamo a fare? Io, nella fattispecie, io. Per dare una bella zuppa di cozze ai miei ragazzi, gli devo dare almeno una aranfatella intera. Ciao amore mio, almeno una aranfatella intera a testa, quindi sono due. E poi ci andiamo a mettere un'altra aranfatella, perché la faremo a pezzettini. Quindi, dato che io domani questo bel polipo, non ve lo dico perché voi non vi faccio vedere la ricetta che faccio domani, io domani il resto di questo bel polipo me lo faccio arrostito, con una bella base di baba ganoush, meraviglioso, e domani ce lo mangiamo così. Quindi adesso, Lilli, mio marito ancora non era andato a prendere le cozze, chissà se le trova. Sì, le trova, perché oggi, ciao amore, ciao Carla, perché oggi stanno aperti fino e tardi, quindi tranquille. Un abbraccio, speriamo di vederci presto. Sì, Stefania. Allora, ci andiamo a fare, io mi vado a fare semplicemente tre ranfetelle,
Cioè, tre. Adelina, segui bene, Adelina. Che molti, anche tu, Mercedes, segui bene, che il mio obiettivo è quello di farmi diventare chef. Andiamo a cuocerci questo, perché io quello domani me lo mangio arrostito. Allora, andiamo a. Io ho messo già la pentola dell'acqua, voi l'avete messa la pentola a bollire? Ok. Ecco qua, bolle. Ve lo ricordate il fatto di farla ricciare un po'? Eccolo qua, per farla ricciare un pochino. Facciamo così. Ci devo mettere il sale che non ce l'ho messo. Guardate si sta ricciando. Chi mi ha scritto i buccoli? Fai i buccoli. Siete uniche. Ecco qua, sta facendo i buccoli. Lasciamolo fare perché si deve cuocere, mentre noi ci andiamo a fare gli altri ciabatti. Allora, ragazze belle, domani per non trovarci in difficoltà con la pastiera, dobbiamo tenere tutto pronto. Per tenere tutto pronto, il grano non deve essere caldo, deve essere freddo. Per essere freddo, dovrebbe essere fredda anche la pasta frolla per stenderla meglio, ma non importa. Ma il grano è fondamentale. Quindi, per avvantaggiarci, perché poi dopo qua ci mettiamo 5 minuti, non vi preoccupate, vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare per cuocere il grano. Prendete una pentolina. Faccio la dose doppia perché farò parecchie pastiere. Voi ovviamente ogni confezione di grano mi pare che da 5,80 a 5,60, mi ricordavo bene. Quindi una di queste va con mezzo chilo di ricotta e andiamo a fare con una di queste mezzo chilo di ricotta o una pastiera bella grande, cioè un diametro 30-32, oppure due più piccoline. Allora, qualcuno mi ha scritto faccio la metà. Sì, e il resto del grano che fai? Lo butti? Perché sennò dobbiamo trovarci una ricetta. Non lo buttate, le pastiere fatele, fatevele e congelatele. Le cacciate fuori in una bella occasione e vi consolate. Vi viene a trovare la vostra mamma, vostra sorella. Vi consolate e va magnate. Ah, e voi magnate, come direbbe la sorellella, ciao Giusy. Quindi, facitelo dei pastiere. Se la confezione è questa, a meno che non avete trovato quella piccola, ma è proprio rara ormai, allora il grano lo fanno due, lo fa o miele o chirico, succhissa. Quando io ero bambina esisteva solo chirico nella lattina, oggi esiste chirico e esiste miele. Io preferisco, non lo voglio dire. Ciao Titti, amore mio! No, non vorrei fare pubblicità, io preferisco miele. Chirico è troppo asciutto, miele mi piace di più. Allora, lo apriamo, ce lo versiamo, così come esce con tutta l'acquina. Se lo state facendo con me, fatelo. Io ne farò due. Quindi faccio la dose doppia. Voi se state facendo una, fate una. Adelina, vai, provaci su. Che stai facendo? Hai fatto quei calamari una meraviglia, tesoro. Ecco qua. Allora, il grano. Allora, il grano, mica lo volete utilizzare così com'è. Il grano va cotto, anche se questo ovviamente è un grano precotto, sia ben inteso, perché il grano crudo è proprio nato di pecorino, cioè è normale che questo sia un grano precotto. Però, brava miele, pure io adoro miele. Ciao Caterina, però lo dobbiamo cuocere perché non va bene così, deve essere cotto un altro poco poco. Ci mettiamo un pizzico pizzico di sale. Pizzichino, ci mettiamo un po' di burro, che a me questi saranno 100 grammi, quindi per voi un 50 grammi se fate la metà dose, un solo barattolo.
Ciao, metti il video in linea e dopo lo condivido, però qualcuno mi dice che ha problemi nel vederlo, quindi dopo lo condivido. Nel grano ci andiamo a mettere il latte. Io metto sempre a occhio, però non vi posso dire gli altri a occhio. Più o meno, allora, vediamo qua. Ecco qua. Con questo grano ho messo 300 ml, quindi un 150 ml, un 200 ml, cioè deve essere così, guardate, bello così, e ce lo dobbiamo cuocere lento lento, deve cuocere. Poi la chicca finale che ci vuole sempre, un limone non trattato, grattugiate la parte senza il bianco, mi raccomando che è amaro. E metteteci bello limone abbondante, perché la pastiera. Chi è Marcello? È l'amico tuo Marco? Ciao Marcello! E ovviamente ha da sapere, si deve sentire il profumo, e il profumo della pastiera è dato dagli agrumi, cioè dai limoni, e anche dall'acqua dei millefiori, però non bisogna eccedere perché sennò viene disgustosa. Quindi bella di limone deve sapere. Ciao Lella! Ciao Lella, bella! Quindi un bel limone, io ce lo grattugio tutto, guardate com'è bello. Come direbbe l'amico nostro della pescheria a cascata. Ma tornando al giovedì santo, no? Oggi, chi ha ricordi di bambina? Io ho tanti ricordi legati a questa data per me, soprattutto secondo me, chi è napoletana come me e ha avuto dei genitori che comunque ci tenevano alle tradizioni, si ricorda sicuramente. Ciao Pina! Si ricorda sicuramente i sepolcri, no? Che andavamo a fare da bambini, ma non il sepolcro fine a se stesso. Io sbariavo io e quelle piantine. Ma voi le facevate le piantine di grano quando eravate bambine da portare la sera del giovedì santo nelle varie chiese? Allora, io le facevo bianche, gialle, verdi, le facevo di tutti i colori perché io metto la buccia e poi la tolgo. No, mi piace che grattugiata fina fina, però la puoi anche togliere, va bene, io la faccio fina fina perché mi piace. E quindi mi ricordo che da bambina, se la mettevi sotto al letto o dentro all'armadio, la piantina praticamente usciva gialla, gialla o bianca. Se la tenevi alla luce, usciva verde. Mi sono persa il grano e ti sai distrarre, amore, la stai facendo con me? Allora, come non lo trovo più? Ma non lo trovi più a casa tua o con me? Pigli il grano. Latte, burro e grattatina di limone e un pizzico di sale. Le facevi grazie alle piantine, Maronna, ma io ne facevo 10, no? Poi me le portavo appresso tutta contenta perché le dovevo andare a mettere nelle varie chiese, quelle verde, quelle gialla. Mamma mia, che ricordi belli. Allora, andiamola a mettere sul fuoco, Ciantanella. Mettiamolo sul fuoco e facciamolo cuocere perché poi, una volta cotto, ci servirà freddo, quindi lo andremo a mettere in un contenitore chiuso. Una volta che si è proprio raffreddato, lo lasciate fuori per 3-4 ore, ce lo conserviamo in frigorifero e domani lo uniamo al resto delle cose. Ecco qua. Sì, a casa mia. Io con le mie amiche facevo lo struscio. Io con le mie amiche facevo lo struscio, minimo tre chiese con i vestiti nuovi, infatti, per Pasqua mi ricordo che, vabbè, saremmo stati forse un po' tamari, però mi ricordo che papà mio ci faceva comprare i vestitini belli, e io, che poi coincideva sempre con la primavera, no? Il cambio della stagione, e allora mi compravo sempre i vestitini belli, non vedevo l'ora di metterli. Allora, quest'anno mi manca passare la serata al Mamma Mia, mangiando la zuppa di cozze e poi a smaltire e a fare i sepolcri a piedi. Il
Mamma mia, fa la zuppa di cozze più buona del mondo. Non perché sono di parte. Quanto tempo deve cuocere il grano? Finché non asciuga. Finché non asciuga. Non sarà che nell'acqua del polpo ci vuole il sale? Sì, certo, ci vuole. Ce l'ho messo. Allora andiamo a vedere. Lo vedete? Deve asciugare tutto il latte e tutto il burro. Deve diventare quasi una crema. Ma guai a mettere la crema dentro la pastiera. Perché noi a Napoli a crema non abbiamo timmin da pastiera. Poi non lo so, io non l'ho mai fatta crema in da pastiera. Va bene? E la faccio con il grano intero, non la passo, perché il grano quasi diventa quel qualcosa che uno vuole trovare per sentire scrocchierellare un pochino in bocca la sensazione della pastiera, perché sennò diventa tutta una crema, tutta una papocchia. Non metto neanche i cedri. I canditi, però, se voi li volete, li potete mettere. Non li metto perché ai miei ragazzi non piacciono, io non impazzisco, quindi io non li metto. Andiamo a fare la zuppa di cozze. Prendiamo una padellina. Non vi azzardate, già ve l'ho detto all'inizio, ora ve lo ripeto, non vi azzardate a fare adesso le cozze. Adesso con me potete fare il sughillo. E intendo il sughillo di pomodoro con i gamberoni, il polipo e l'olio forte, ma le cozze le dovete aprire stasera quando va settata a tavola e magnate per i vostri bei maritini e fidanzati. Scusa, lo zucchero nel grano? No, non ci va lo zucchero nel grano, assolutamente. Brava, solo io metto più latte. No, la crema. Sì, diciamo che io metto un po' di latte e un po' di burro. Deve diventare un morbido il grano, dovete sentire, lo dovete assaggiare. Voi quando cucinate dovete assaggiarle le cose perché hanno essere saporite. Anche il grano della pastiera deve essere saporito, ve ne accorgete se fa schifo. Andiamo a fare e dopo vi dico anche una cosa. Mi auguro di continuare a fare queste belle dirette. Però non vi posso dare la certezza di questo perché non sono stata bene, ho avuto una bella colica stanotte. Io soffro purtroppo di questi benedetti calcoli alle vie biliari e ho dei bypass alle vie biliari, purtroppo li rigetto, il mio corpo non li vuole. Lilli, ma sulla ricetta della pastiera c'è scritto 100 di burro e 100 di latte, non 50. Eh sì, va bene. Allora, Emma, fa. Ascoltami, ma non mi ascoltare, nel senso che ok, ma vai molto a sensazione. Se vedi che è troppo secco, ce ne aggiungi un altro pochino. Diciamo 100 va bene, 100 e 100. Fai un 150 di latte, un po' di più di latte e anche 100 di burro va bene, perché secondo me quel pezzo io non l'ho pesato, l'ho buttato là dentro a occhio, non ho pesato. Quindi il latte ho guardato per avere un'indicazione perché era nella brocca graduata ed era qua, quindi era 300. Però sono due flotte, due barattoli, quindi sono doppia dose. Che bello, stiamo organizzando un. Metti il mais! Eh sì, da lì. che schifezza! Ti dispiace tanto, eh? Quindi non vi posso garantire che starò bene sempre, mi auguro di sì, mi auguro di continuarle a fare, ma se questo non fosse possibile, sicuramente dopo Pasqua devo andare a vedere quello che devo, come risolvere questa questione. Purtroppo è una questione infinita, cioè ho pataterna, roppana, chi non denne niente, cioè oggi leggevo di gente che non si mangia zuppe cozza perché si mette paura, io lacceressa sta gente perché io me la mangerei con tutto il cuore e non posso mangiarla perché sto male, che se mi mangio delle cose che mi fanno stare male, poi non avete idea perché ieri ho assaggiato delle cose che il mio corpo dice che ha già sta quieta e ho avuto una bella colica stanotte, che sono stata male.
Sono stato l'occhio in culla, però pure, ma verità. E sai chi sono l'occhio in culla? Non quelli che guardano la diretta, quelli che la guardano dopo. Poi non si fa avere, no? Per darsi un tono. Allora che fanno? Vedono che sei in diretta, non guardano, aspettano che la metto dopo, e io già so chi è. Parlo con te, che dopo la vedi registrata e mi metto l'occhio in gola, ma io sono più forte e penso che sempre stamattina quello, ho scritto questa cosa. Restate sempre di buon umore, qualunque cosa succeda. Non fate mai andare via il vostro buon umore perché è fondamentale. Il buon umore, cioè, ma me ne calcolo, e pacienza, che già fa? Me li toglierò, che già fa? C'è gente che sta peggio, quindi do un bacio a tutti quelli che stanno peggio di me. E Amalia, ti sei inserita! Stavi alle 4, ma ti hai fatto tardi. Controlliamo il polipo. Affizziamolo. È fatto. Il polipo è fatto. Allora, non state a sentire quando dicono che il polipo deve cuocere un sacco. Non ne ho vera. Il polipo non deve cuocere un sacco. Guardate, è cotto. Se restava appizzato, voleva dire che non era cotto. È sceso, quindi è cotto. Allora, ma lascia stare, prendi un cornetto. Sei una forza della natura, grazie Maria. Sempre sorridente, infatti. Il polipo è fatto. Se fosse stato un po' duretto, io lo lasciavo in quell'acqua lì che continuava ad ammorbidirsi. Ma no, adesso lo alziamo. Alziamo. Brava, amore mio, sì. Mettiamo qui. Ok, ce lo conserviamo per dopo. Adesso togliamo questa pentola che non ci serve più. Controlliamo il grano, sta un po' troppo forte. Ecco qua, deve andare piano piano il grano. Ah, il profumo della pastiera già si sente. Andiamo, sono entrata ora, che avete fatto? Troppo tutto, Amalia. Abbiamo detto che abbiamo bollito l'aranfetella di pulpo, eccola qua. Abbiamo detto non vi azzardate a fare le cozze adesso perché vanno fatte al momento. Viva il buon umore, è la migliore medicina, buon umore e bagni di gong, infatti, bellissimi bagni di gong, senti le vibrazioni del buon cibo che la vita ci sorride sempre, infatti, sempre. Allora Mali, ascoltami, recupera, non le fare adesso le cozze, preparati il sughillo per la nostra bella zuppa di cozze e poi le cozze le facciamo, tu le farai stasera quando ti siederai a tavola. Io vi faccio vedere adesso, ecco la mitica qualche cozza perché vi devo far vedere come si viene ad impiattare poi il piatto. Allora, procediamo con il sughetto. Ci mettiamo mezzo aglietto, mezzo aglio, che poi andiamo a togliere. Eccolo qua. Poi ci mettiamo un filo d'olio. Allora, qualcuno mi ha scritto, la posso fare con perché non sento la tua voce? Oddio. No, sto col volume, io sto col volume. Gli altri mi sentono? Il grano l'abbiamo messo a fare, Amalia. Grano con un po' di latte e una noce di burro. Diciamo 150 di latte, un 100 di burro e limone grattugiato e un pizzico di sale. L'abbiamo messo a cuocere, lo vedi? È lì. Eccolo qua. Sta cuocendo, vedi? Allora, si sente? Ok, sì, si sente.
Forse Lucia hai qualche problema tu nell'attivazione del volume, controlla perché io sempre metto senza volume e non sento. Quanta ricotta per una sola dose? La pastiera che io vi ho segnato, se voi andate sul evento Lillerie, vedete che ogni data ha una ricetta diversa. Oggi è zuppa di cozze, domani pastiera, dopodomani casatiello, domenica c'è una bella sorpresa, la tavola è imbandita di tante cose. Se voi andate lì, cliccate, parteciperò, sono interessata a quello che volete, potete leggere nella discussione tutti gli ingredienti che io comunque ogni mattina metto anche sulla storia della pagina, quindi li trovate anche lì. Generalmente è alla pari 50 grano, 50 ricotta, cioè 500 grammi di grano, mezzo chilo di ricotta. E la dose è molto bilanciata ed è ottima. Quando spieghi la pasta del casatillo? La pasta del casatillo non. Io no, non sento, non di cretinate, tu stai dicendo scemenze. Con quella faccia da sparviero. La pasta del casatiello altro non è che la pasta pane, la pasta pizza. Cioè, voi dovete fare farina, acqua, lievito sciolto nell'acqua. Io ve la spiego domani mentre facciamo la pastiera. Farina 00, acqua con il lievito sciolto dentro, sale e il lievito nelle dosi che vi ho dato, perché se rispettate le dosi che vi ho dato vanno bene i tempi. I tempi, allora dovete fare molta attenzione, perché per fare la pizza o per fare la pasta base per il pane è tutta una questione di crescita. Se voi ci mettete poco lievito, dovete farlo crescere per un giorno intero. Se ci mettete tanto lievito, cresce in 4 ore, ok? Ovviamente gli impasti con meno lievito, con una crescita di 24-36 ore, sono il top. Ma in questo momento non ci credo, non ti credo, no, 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 sì? Allora dico, Marco. Non fu scemo. E quindi ovviamente meno andiamo a metterci meno lieviti, la pasta è più leggera e più buona, però abbiamo bisogno di troppo tempo per far lievitare. Invece io vi dico, la facciamo sabato mattina. Sì, sabato mattina dovete fare l'impasto, o venerdì sera se volete utilizzare meno lievito, perché lo potete far fare anche 24 ore. Io la farò sabato mattina con le dosi che vi ho dato. Dovete farla crescere almeno un 4, 6, 8 ore con quelle dosi. Minimo 4, ottimale 6, se no 8. La fate sabato mattina e alle 4 poi ci vediamo e vi faccio vedere come sa fare un casatiello, perché la gente non lo sa fa o casatiella, ma sono negati. Cioè, io ho visto video di pizzaioli illustri che fanno, mettono l'imbottitura e arrotolano. Ah, ma state fuori, ma avete mai visto la vostra nonna che lo faceva il casatiello? Io sì, e l'ho fatto. E l'ho fatto anche al famoso ristorante là dove volete mangiare la zuppa di cozze, che è dell'amore mio. Non lo state a sentire, dice un sacco di scemenze. Ma io dico che il ristorante fa schifo, voglio vedere se sente. Allora, andiamo con i tempi, se no facciamo tardi. Olio e aglio. Spostiamoci il grano. Mettetelo al minimo il grano. Allora, olio e aglio. Venerdì sera poi si mette in frigo? Che cosa venerdì si mette in frigo? Ma il grano quanto ci mette a cuocere? Il grano si cuoce quando si è asciugato tutto il latte e tutto il burro, lo dovete guardare. Prendete una cucchiarella o un cucchiaio, girate e assaggiate. Vedi, è ancora pieno di latte?
Lo deve asciugare tutto, deve asciugare. Attenzione a non farlo attaccare sotto. Io non lo potrei mangiare, vedete? Non lo posso mangiare perché c'è latte e burro. Io muoio, ma la già avrei. Ecco. Ciao, Peobot. È buono. Allora, l'aglietto sfrigola. Ci dobbiamo andare a buttare i nostri pelati o i pezzettoni. Rosa di Felice, dove trovo la tua ricetta del casatillo? Non la trovi la ricetta, trovi gli ingredienti nell'evento, devi cliccare parteciperò e ti escono gli ingredienti. La ricetta la facciamo in diretta. Se no, è che lei. Se avete i pelati vanno benissimo, i pomodorini si sentono un po' le pellicchie, però vanno bene lo stesso. Addirittura la mia mamma usava il concentrato di pomodoro, ma questa è un'altra storia. Sono al lavoro, mi sa che devo vedere la registrazione. Ok, l'impasto per il casatiello, l'ho detto prima, facciamo la pasta pane e poi facciamo il casatiello sabato. Perché il casatiello, a differenza della pastiera, si indurisce un po', dato che si mangerà sicuramente tra domenica e lunedì, lo facciamo sabato. La pastiera, viceversa, si mantiene una settimana, non la mettete in frigo, sta tranquilla. La ricotta, una volta che viene cotta, può stare fuori una settimana, se la mettete nel frigo si asciuga e la pastiera fa schifo. Dopo una settimana, se che cavolo, cioè dura ancora la pastiera dopo una settimana, veramente vi porto, vi mando un omaggio floreale, perché vuol dire o che era una porcheria, o che veramente, cioè, siete proprio i fir, perché a casa mia io la faccio e c'ho voglia di mangiarla. Che bel carattere che hai, simpaticona, grazie Nella. Altra cosa, quando andremo a fare la pastiera, ricordate, la pastiera, perché oggi ho avuto un po' un diverbio con una che diceva, ciao Fabiana, i pelati, un solo barattolo, siamo in tre, sì, quello da mezzo chilo va benissimo, se l'allegria fatta persona mi fa piacere. Io ho i pomodorini del pienolo del Vesuvio, sono ottimi, però il pomodorino del pienolo dopo comunque lascerà la buccetta, il sapore è spettacolare, come dicevo fa, però lascerà la buccetta, invece il pelato, senza la pelle, diventa un sughillo che va a ricoprire le cozze, perché poi deve essere un bel sughillo, bello, vedete, corposo, pieno di olio, perché poi altro non è alla fine, no? Questo piatto della impepata di cozze è un piatto sciacquettio, se faccio l'impasto venerdì sera e lo metto in frigo, sì, lo fai venerdì sera, se vuoi puoi utilizzare meno lievito e lo tieni anche fuori e poi la sera lo metti in frigo, dopo mi puoi scrivere e ti do dei suggerimenti. Quindi vi dicevo, per quanto riguarda questo piatto, questo altro non è che la famosa impepata di cozze che ci mangiamo, che sono le cozze aperte, però rivisitata con questo sughillo forte, che poi è un sughillo, non un pomodorino, che va a insaporire la fresella e che quindi dopo si insaporisce tutto. Quando finisce tutto facciamo il picnic, sì Caterina, non vedo l'ora. E poi si è arricchita con il polipo, il gamberone e quant'altro. Perché, aspettate un attimo che ci... Si narra, no? Voi l'avete sicuramente sentita sta storia di Ferdinando I, il re Nasone che era goloso, non voleva però trasgredire nella settimana santa, che non si può mangiare troppo, bisogna mangiare poco, perché poi dopo bisogna aspettare, che poi in effetti quello oggi muore Gesù, cioè
Quindi praticamente quando muore Gesù, oggi o domani, datemi, delucidatemi. Quindi praticamente in questa settimana non si può mangiare, domani pure non si può mangiare la carne, si può mangiare solamente il pesce. E quindi praticamente lui che invece se ne fregava, voleva mangiare il pesce buono. E quindi il cuoco, insieme a tutto l'entourage, si inventarono sta ricetta. Grazie, grazie Lilli, non sapevo che la pastiera poteva star fuori, io la metto sempre in frigo. No, 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 assolutamente la dovete tenere fuori. La dovete tenere fuori la pastiera, se no è una porcheria. E quindi praticamente si inventarono sta ricetta per far mangiare al re sto piatto, diciamo, di pesce, però sciacquettio, una cosa proprio bella fatta semplice semplice, perché poi altro non è che un sughillo che si va a mettere sulle cozze aperte. Eccolo qua. Allora, lo vedete quanto è bello sto sughillo? Già è perfetto. Ci andiamo a mettere un po' di sale, ce lo tiriamo un altro pochino. Lilli, ma come muore oggi? Ma chi? Lilli, ma come muore oggi? Ma chi? A me sembra... Ma quando muore? Domani? Quando muore? Il venerdì? Oh, non mi ricordo, sono fatta, eppure sono stata dalle suore, sono stata 10 anni a Maria Ausiliatrice, se lo sanno mi scomunicano. Quando muore Gesù? C'ho un attimo di dubbio. Ma muore stasera, il giovedì santo, per i sepolcri. Uè, mi date una... Mi date un attimo di... Domani Rosa, Rosa è religiosa. Rosa è religiosa, quindi Rosa lo sa. Rosa, grazie, muore domani. Ma muore stasera però a mezzanotte, no? Che si fanno i sepolcri. No, muore domani. Ok, muore domani che è venerdì e non si mangia carne. Domani ci mangiamo il resto del polipo. Ah, il sughillo. Oh, com'è buono. Tutti a catechismo. Wow, qualcuno ha detto giovedì. Amalia, sei sicura che muore giovedì? Madonna. Oh, mamma mia. Che stress. A me mi pareva che moriva di giovedì. Pure a me. Gesù muore oggi. Ah. Rosa sa pure l'orario. Mi ha andato a fare una ricerca. Dopo... Una ricerca e dopo che avete visto la diretta voglio la risposta. No, oggi è l'ultima scena. Domani, muore domani. Oh, non ce n'è uno che ha detto la stessa cosa. Oggi è l'ultima scena. Stasera ultima scena. Stasera viene deposto dopo la lavanda dei piedi, non ci sarà la morte. Vabbè, comunque, non mi preoccupate. Comunque. Andiamo alle tradizioni napoletane. Che cosa andiamo a fare lì dentro? Ui, ho scatenato! Oggi è la lavanda dei piedi, stasera l'ultima c'è Lilli, cucina che è meglio, infatti. Allora, nel nostro sughillo che cosa andiamo a fare? Ci andiamo a buttare i gamberoni. Se resuscita dopo 3 giorni non mi trovo, eppure non mi trovo. Ah, ascoltatemi un attimo, perché sennò poi dopo ve li trovate. Statemi a sentire un attimo, mi ho scatenato un putiferio. Togliete i baffetti ai gamberoni, perché altrimenti ve li ritrovate, si staccano e ve li ritrovate nel sughillo, non mi piacciono. Buttiamo i gamberoni nel sughetto. Lilli, ti adoro, oggi potevi... seguire per tutto il tempo perché non devo correggere i compiti sul portale, ma domani è il compleanno di mia figlia, scendo adesso per la spesa, ti rivedrò il giorno dopo, ok? E poi altro, non vedo l'ora di conoscerti, mi fa molto piacere. Quindi ragazzi, andiamo a vedere qua nel nostro sughetto. Ci mettiamo i gamberoni senza i baffettini, eh? Toglieteci i baffetti,
ecco qua, staccati. E poi noi andiamo a metterci per ogni zuppa di cozze, ci mettiamo una ranfetella intera. Quindi, dato che stasera la mangeranno i miei figli, ok, le ranfetelle intere saranno due, eccole qua, e una invece ce la faccio a pezzetti, se la ce la ritroviamo in questo bel sughillo. I gamberoni li ho messi dopo perché si fanno subito. Il polipo è stato sbollentato. Andiamolo a mettere sul fuoco, coperti per qualche minuto. Ecco qua. Si devono fare per qualche minuto. Nel frattempo vi faccio vedere le cozze. Sissi, alle 3 del pomeriggio di venerdì si oscurò il cielo e dopo aver gridato Eli Eli Sabacta emanò l'ultimo respiro. Grazie. Sissi, secondo me tu insegni catechismo. Grazie. Muore venerdì alle 3 e basta. Mo l'ha detto Sis, basta. Quindi noi pensiamo alle tradizioni. Domani parleremo della tradizione della pastiera, che invece è un dolce che addirittura risale agli antichi greci. Pensate quante cose noi napoletani abbiamo ereditato, no? Meravigliose. Ciao Valentina! E quindi dobbiamo rispettare tutte queste tradizioni perché sono alla base. Che cosa andiamo a fare? Per servire la zuppa di cozze come si deve, ci vuole un piatto come si deve. Se avete un piatto largo, di vetro o una bella alzatina, ok, mettetelo lì. Ovviamente ogni persona avrà il suo piatto. Già vi faccio vedere come viene fatto. Verrà fatto con le due freselline e poi le cozze e poi sopra il sughillo. Però andiamo a vedere come facciamo le cozze. Allora, io già vi ho detto e ve lo ripeto che le cozze non vi azzardate a farle adesso perché vi faccio una mazziata. Io ve ne farò qualcuna per farvi vedere, ma le cozze, se le aprite adesso, dopo sapete come sono? Secche, si raggrinziscono fino a stasera, invece si aprono subito, due secondi, con il sughetto già fatto. Voi dovete semplicemente tenere il sughetto a parte e aprire le cozze soltanto. Ci mettete due minuti e il piatto va mangiato caldo. Allora, in una padellina un micro velo di olio, perché facciamo tipo su te, ok? Ok, e anche un micro velo di acqua. Dite di acqua? Sì, per dare alla cozza l'agio di poter scaricare. Ecco qua. Ovviamente in proporzione, perché io qua sto facendo un pentolino piccolo piccolo, sono 10-15 cozze, stasera vado a fare un chilo di cozze, quindi regolatevi di proporzione. Allora, andiamo a mettere le cozze. Lilli, le cozze le ho già pulite senza cuocerle, ok? No, Adeli, no, ok, l'ho detto all'inizio, se ci levi lo strepponcino la cozza muore, mo la devi tenere stretta 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 nel frigorifero, bagnata stretta stretta stretta, perché sennò la cozza schiatta. Allora, le dovete pulire una mezz'oretta prima di mangiarle. Le cozze pulite le andiamo a mettere nel pentolino, ok, e ovviamente Marco, e non bruciarsi. Che cosa vuol non bruciarsi? Che vuoi dire? Si sta bruciando? No. Guardate quanto è bello. Ora giriamo i gamberoni. Giriamo i gamberoni. Controlliamo il grano, eh? Controlliamo il grano.
Non ci distraiamo. Sentite l'odore di pastiera già semplicemente cuocendo il grano? Una meraviglia. Attenzione che si attacca sotto, eh? Dovete girare. Si è lievemente attaccato, ma non è bruciato. Assaggiamo un attimo il grano. Io non potrei farlo, ma lo faccio. Buonissimo. Io lo spengo. Quel poco di cremina che vedete sopra adesso, quando lo spegnete, dopo si assorbe, si asciuga. No, non me lo posso mangiare. Madonna santa, il pataterno dal panacchino di denti. Ok, spegniamo il grano. È fatto. Lo lasciamo raffreddare. La cozza già rilasciano acqua, perché bisogna metterne ancora? Lo so, grazie. Allora, anche io dicevo la stessa cosa, proprio precisa, rispetto a te. Perché quelle che stanno sotto, ok, a contatto con il fuoco, non si bruciano e gli dai il tempo, nel momento in cui si fa il vapore, di aprirsi. A me sembra troppo burro il grano. Quanto ce ne hai messo, Amalia? Non ti preoccupare, se vedi un pochino giallino sopra, gira, gira, dopo si assorbe. Forse ho esagerato, come faccio? Quanto ne hai messo? Non ti preoccupare, dopo si assorbe. Non ha importanza, perché dopo lo assorbe. Quando si fa freddo lo ha assorbito. Com'è il sapore? E infatti si aprono meglio con questo micro goccio di acqua. Questo è un segreto che mi ha insegnato l'amore mio. E diamo a Cesare quel che è di Cesare, è vero Marco Matarazzo? Di più, perché avevo il barattolo più grande di grano. Va bene, non ti preoccupare Amalia, quello qua dopo si assorbe. Una volta che si è asciugato e che si è seccato, il burro lo si assorbe. Ma si deve fare freddo. Andiamo ad aprire le cozze. Il sughetto è pronto. Ci vuole il coperchio. Di più, ok. Ok, allora le cozze vanno aperte con il coperchio. Non lo fate voi adesso, lo fate stasera. Io ve lo sto facendo per farvi vedere come verrà stasera. Anche perché ho le cozze di là e i ragazzi mangeranno quelle cozze lì. Questo è soltanto un antipastino pomeridiano. Il sughetto, Maro, mamma mia, bella, che meraviglia. Andiamo ad aprire le cozze. Si aprono in pochi minuti, le facciamo aprire a fuoco lento inizialmente, poi dopo aumentiamo un pochino la fiamma. Ciao Cinzia! E nel frattempo ci prepariamo, perché che cosa dobbiamo fare? Queste friselline le posizioniamo sotto al piatto, ok? E una volta che le cozze saranno aperte, le cozze rilasciano quell'acquina. Allora noi che cosa facciamo? Le filtriamo quell'acquina con il passino e ci bagniamo tutte queste belle friselle, ok? Poi ci buttiamo sopra le cozze calde e per ultimo il sughillo. Però ci manca ancora una chicca. Qual è la chicca? Ta-da! È l'olio forte. Allora, alcune persone lo fanno in casa ed è una grande cosa. Io mi ricordo che ai tempi mia nonna lo faceva in casa
Un gamberone a testa, sì, va bene, anche due. Io ne ho fatti due, i miei ragazzi. Ma poi filtri l'acqua delle cozze nel sughetto? Sì, la filtro, io la filtro, sì. Quindi, mi ricordo che lo facevano a casa l'olio forte. Voi ve lo ricordate, le vostre nonne? Oggi è un po' difficile farlo a casa, però volendo riuscirei ancora a trovare la ricetta per poterlo fare. Comunque si vende tranquillamente nelle famose bottigline del bitter, no? Dai pescivendoli. L'hai fatto? Hai fatto l'olio stamattina? Wow, Amalia, che meraviglia! Io no, io no. E poi le friselle classiche, friselle queste qua da zuppa forte. A zuppa di cozze. Io purtroppo l'ho detto all'inizio, non sono stata tanto bene stanotte e mi auguro di riuscire a fare tutte le dirette insieme a voi. Ma mi sa che la settimana prossima ci dovremo salutare per qualche giorno. Ma ritornerò peggio di prima. Andiamo a controllare. Aumentiamo un po'. Sì, l'ho fatto in casa con l'olio concentrato e il peperoncino, sì, ma lo sai una cosa? L'acqua del polpo serve? No, a me non serve. Generalmente alcuni la usano, io non la uso. Il grano deve rimanere mollo. Che intendi, Marco, per mollo? Si deve essere ammorbidito, sì. Ma basta, spegnilo, fallo fare freddo. Deve aver asciugato tutto il latte. Dai Lilli, in bocca al lupo, infatti, dai. In bocca al lupo. Speriamo bene, su. Allora, le cozzetelle. Ragazze, mi raccomando, insegnatelo ai vostri figli, se non avete figli, ai vostri compagni, se non avete compagni, ai vostri pelosetti, se non avete i pelosetti, alla vostra vicina. Insegnate le nostre tradizioni. Purtroppo l'olio non l'ho trovato. Ah, grazie, venite la piglia, ne tengo tantissimo. Vieni, te lo calo col panierino, tu sei qua vicino. Stamattina alle 10 già non c'era. Ma dove vai a comprare le cozze? Wow, grazie, veramente non sto scherzando, te lo abbasso il panierino. Non sto scherzando, tu abiti vicinissimo a me. E ce n'ho tanto perché io oggi l'ho preso. Ti seguo da pochi giorni, sei simpaticissima Emma e azzeccusella, oltre che brava, in bocca al lupo, grazie. Noi vogliamo che stai bene, quindi ti invieremo tanta energia, grazie Terry, grazie, grazie. Grazie, lo faccio con l'olio e peperoncino, veramente, grazie, ti devo dire la verità, io mi ricordo che si faceva anche col peperone, oltre che al peperoncino. Non vorrei sbagliare, non mi ricordo esattamente la ricetta, ma se non mi sbaglio si faceva con i peperoni. Domenico, mi sono memorizzato tutto, e vai! È vero, condivido quello che dice Terry. Grazie Tiziana, grazie. Le cozze saranno fatte? E sono anche meravigliose, alla faccia di quelli che dicono che le cozze si mangiano nei mesi con la R. Allora, cioè non si mangiano nei mesi con la R, ma quelli senza R. Sei un po' attento. Grazie. Il grano dopo averlo cotto può stare fuori o va conservato in frigo. Dovete farlo fare freddo, un'oretta, un'oretta e mezza fuori dal frigo e poi mettere in frigo. Grazie, veramente, vieni veramente, non sto scherzando. Dopo te la mando la bottiglia. Che vi stavo dicendo? Andiamo con le cozze, dobbiamo comporre il nostro piatto, che è una squisitezza. Allora, guardate a me. Qua abbiamo le nostre freselle. Le cozze alla faccia di quelli che hanno detto che le cozze si mangiavano solamente i mesi con senza la R, ma io ci dite a casa campa una volta sola. Concentrato di olio evo e peperoncino. Ok,
grazie. Comunque, per dirvi, no? Per dirvi, cosa volevo dirvi? Per dirvi cosa volevo dirvi? Mi sono scordata. Vabbè, andiamo, bando alle ciance. Sono più belle le cozze mo perché sta facendo caldo, sono la fine del mondo. Dipende che comprano queste persone nei mesi con la R. Amore, tu compri le cozze più buone del mondo in tutti i mesi dell'anno. Allora, ragazzi, filtriamoci. Ops, è caduto un po' di terra, aspettate. Aspettate. Eccola qua. Se lo fate con due è meglio, con due colini. Comunque, in ogni caso, la frisella la dovete far bagnare in questa acquina, ok? Le cozze erano stralavate comunque, non vi preoccupate. Erano strapulite. Allora, va bagnata in questa acquina. Poi, le cozze ce le mettete belle belle sopra. Io ho fatto una porzione mignon oggi, perché è una porzione piccolina. Perché le altre ce le mangeremo stasera, ok? Però guardate che belle cozze che sono, belle chiatte chiatte. Poi qua ci andiamo a mettere questo bel sughillo, guardate, questo sugo di pomodoro, i pezzetti di ranfetella di purpo, una bella ranfetella, altro sughillo, gamberone, aspettate, guardate qui, prezzemolino a cascata, come direbbe l'amico nostro, nel pomodoro solo aglio, sì, ripeti veloce il sughillo, un pomodoro e aglio, e poi ci rosolate le vostre, i vostri gamberoni e la ranfetella di purpo, e per ultimo, ok, ma non ultimo, ci dovete mettere un po' di olio forte che va a bagnare tutta, eccolo qua, tutta la nostra bella zuppa di cozze. Vi piace? Guardate che belle cozze che ci sono. Ma qua mesi con la R, mesi senza R. Che sto su a fine romuno, sti cozze. Sono bellissime. Tra l'altro sta facendo molto caldo, quindi sono belle mature. Vi piace? Ditemi un po' che ne pensate. È molto saporita. Io me la mangerei di corsa. Scusa cara, ma passato questa quarantena hai un tuo locale aperto al pubblico? Grazie. E io ho un'associazione, ho un'associazione che si chiama Lillerie, che è aperta a tutti i soci, ma per diventare socio basta tesserarsi, vieni qui e ti puoi tesserare gratuitamente. È uno spettacolo, eh? E ti puoi tesserare gratuitamente e puoi partecipare a tutti gli eventi. Gli eventi che io faccio generalmente sono o eventi a casa, dove mo ci vuole il giovedì santo, mangiamo la zuppa di cozze, che ne so, a carnevale le lasagne, andiamo con... ti è venuta fame, amore, a me, si sente un adoro, sto svenendo, e pensa che non me posso mangiare stasera, devo andare di pastine in bianco, fino a martedì, mi ha detto il medico, per sapere se poi sto bene martedì. No, non posso mangiarla, Adelina. Non posso mangiare il polipo, sì, e anche i gamberoni,
ma grigliati, grigliati, non così, non così. Devo mangiare un po' in bianco, però me li sono conservati, non vi preoccupate. E quindi chi vuole venire poi da me, può venire, ma io sono contenta anche perché mi fa piacere che la mangiano i miei ragazzi che sono, insomma, pensate, vi dico un fatto, che mia figlia ha 2 anni e quando le chiedevano qual è il tuo piatto preferito, no? Che generalmente i bambini, gnocchi, pasta, zuppa, mia figlia a 2 anni faceva in pepite di cozze. Allora mi guardavano, ciao Luci, mi guardavano così, wow, impepato di cozze a 2 anni, a 2 anni, e mo questa zuppetta che fine fa? Questa mo, mia figlia si fa l'antipastino, prima di stasera, poi stasera facciamo quella serie, che sono chili e cozze, che sono 200-300, ma manco, sono 150-200 grammi, che se che la picciarella. Fatta per voi, per far vedere. E quindi pensate che mia figlia a 2 anni faceva il mio piatto preferito, impepate di cozze. Mi guardavano storte le mamme. Oh, no, a 2 anni, l'ha mangiata a 2 anni. Insegnate a non avere paura alle persone, alle bambine, la paura non esiste. Sono cresciuta con mio padre terrorizzato per qualunque cosa, pure per un piatto di cozze, mia mamma una temeraria e io ero una via di mezzo, non sapevo se dovevo avere paura o mi dovevo buttare. E quindi niente, un po' mi butto, un po' mi cago sotto perché poi mi vengono i calcoli. Sì, infatti mia figlia proprio, ragazzi. Allora, Titti, ci vediamo domani. Stop Posillipo. Mia figlia è la vita mia, anche mio figlio. Mio figlio comunque è un ottimo chef anche lui, eh? Un buon gustaio e grande chef. Domani ci vediamo con la pasta frolla e l'interno della pastiera. Vi abbraccio tutte. Mi raccomando, domani vi do anche le dritte per fare la pasta di pane, poi domani sera o sabato mattina. E niente. Cerchiamo di stare bene, ma l'essenza di arancio va nel grano, no, amore? No, va nella ricotta, l'acqua di mille fiori. Poi dopo questo grano si mischia alla ricotta, ma quando è freddo. A domani, mia figlia è cresciuta con la sugna, infatti. Diciamo che a me non ci ha già fatto mancare niente, hanno mangiato. Domani vi do le dritte perché la pastiera la potete fare tutte, se mi seguite, e la mia è veramente buona. Non lo dico io, ma lo dicono tutti quelli che vanno a mangiare dall'amore mio al ristorante, che ne faccio i pastiere. Ah, mi raccomando, Terry, anche oggi grande compagnia, sono contenta. Leggermente diverse, ma l'amore è identico. Un bacio. Mi sento meno sola, mi fa molto piacere, Terry. Mi raccomando, una cosa importante, la pastiera all'inizio la vedrete molto alta, poi se ne scende, è normale, quindi state tranquille perché la pastiera da riposà. Il primo giorno non sa da magnà, si mangia il secondo giorno. Scusa, ma il grano non va, scusa, ma il grano non va oggi con il grano. Il grano con il grano è un po' difficile. Grazie Lili, ti abbraccio. Ripeti, Tiziana. Scusa, ma il grano non va oggi con il grano? È uno scioglilingua. Lo dico io. Ciao, ciao Giovanna, ciao Claudia. Un bacio a tutte. Ma era un odore stupendo. Ma adesso non urza sto gamberone, proprio a così, alle 5 del pomeriggio. Con la ricotta, sì, ma non adesso. Andrà con la ricotta domani, ma deve diventare freddo il grano, non lo mettete caldo, ok? Sennò si fa un papocchio. Allora vi do un bacione, grana e ricotta insieme, domani, domani. E ci vediamo domani, un bacio grande, stasera buona zuppa di cozze, buoni sepolcri, fate sepolcri nelle anime delle altre persone, cioè andate a visitare i cuori delle altre persone, che è importante, perché sono belli, abbiamo tanti bei cuori, proviamoci. Oh, ciao, ciao Maria Rosaria, grazie. Io ho bisogno di voi, grazie. Ciao Amalia, a presto, arrivederci. Ciao a tutti.